Ma ora in onda la serie di video L'era digitale e l'era analogica. L'era digitale e l'era analogica. La radio e la TV. In questo video e articolo, le piattaforme streaming o streaming on demand. La TV in bianco e nero. La nascita della TV a colori. Le prime TV private. La web TV. E poi ancora, web radio, la nascita della radio, le prime stazioni radio commerciali, le radio più note. Internet non ha ancora del tutto sostituito la TV. Forse sono soprattutto i giovani, nati negli anni 2000, a non guardare mai la TV, o poco. Preferiscono guardare i programmi TV, le serie televisive, i film, i concerti, le partite di calcio direttamente dal computer o dal cellulare. Tuttavia la TV è ancora amata e seguita. Ma quando è nata? La televisione è nata nel 1925. Il suo inventore è lo scozzese John Logie Baird. Dobbiamo aspettare però dopo la Seconda Guerra Mondiale per vedere la televisione nelle case delle famiglie americane, inglesi, francesi, italiane, eccetera. Le guerre bloccarono il lancio della televisione. Non dimentichiamo che l'inizio della Prima Guerra Mondiale risale al 1914, in Italia dal 1915 fino al 1918. La Prima Guerra è stata tra le più terribili e sanguinose della storia. La ripresa degli stati, soprattutto europei, fu molto lenta. Poi arrivò la Seconda Guerra Mondiale dal 1939 al 1945. Ancora più terribile della prima, con le sue conseguenze. Il dopoguerra quindi fu un periodo davvero difficile e brutto, che lasciò i paesi, fra questi l'Italia, nel caos e nella miseria. Ricostruire il tutto non era cosa da poco, quindi si aveva altro a cui pensare che al lancio della TV. Esisteva già la radio, nata nel 1896. Fu inventata dall'italiano Guglielmo Marconi e dal russo Aleksandr Stepanovich Popov. Ovviamente erano ignari che entrambi stavano lavorando allo stesso progetto e per di più in due paesi diversi. Naturalmente la radio fu molto usata durante le guerre mondiali per scambio di informazioni. Passato il periodo grigio del dopoguerra, la TV arrivò al grande successo, superando persino la radio. Nel 1960 ben 56 erano i paesi nel mondo ad avere la TV. E 10 anni dopo, nel 1970, il numero aumentò, arrivando addirittura a 104. In Italia le prime prove sperimentali risalgono dal 1934. Circa 20 anni dopo, esattamente nel 1952, nasce la RAI, il primo canale TV Rai 1. Ma le trasmissioni riprendono ufficialmente nel 1954, 2 anni dopo. Stiamo parlando della TV in bianco e nero. I primi programmi TV erano Arrivi e partenze con Armando Pizzo e Mike Bongiorno, Sette note con Virgilio Rientro e La Domenica Sportiva. Qualche anno dopo Lascia o Raddoppia, nel 1955 con Mike Bongiorno, Il Musichiere nel 1957 con Mario Riva, Canzonissima nel 1956, Carosello nel 1957, Campanile Sera nel 1959 con l'immancabile Mai Buongiorno, Enzo Tortora e Renato Tagliani. Poteva mancare il Festival di Sanremo? No, naturalmente. Nacque nel 1951 e si chiamava Festival della Canzone Italiana. Chi lo conduceva? Mai Buongiorno? Non ancora. Lo presentava Nunzio Filogamo. Nel 1953 negli Stati Uniti nasce la TV a colori. L'Italia dovrà aspettare più di 20 anni, è uno degli ultimi paesi. La data fatidica tra il 1976 e il 1977. Negli anni 70 nacquero le prime stazioni radio commerciali e tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 le prime TV private italiane. Tra le prime, Telebiella, 1972. Tele Monte Carlo, 1974. Tele Capodistria, 1971.
e Tele Milano Cavo nel 1974, lanciata nel 1978 come Tele Milano 58, che diventerà dal 1980 Canale 5, il principale competitor della Rai. Per quanto riguarda l'Italia, tra le radio più note, RTL 1975, RDS 1978, Radio DJ 1982, Radio 105 1976, R101 1975, ma la più anziana e tra le più seguite è Radio 1 Rai 1924. La web radio è nata nel 1995, in Italia nel 1997. Dagli anni 2000 la web TV. Nel 1997 è nata Netflix. Si tratta di una società operante nella distribuzione di serie televisive, film, tramite internet e a pagamento. È molto seguita di questi tempi. Tra le migliori alternative a Netflix, Amazon Prime Video 2006, Infinity TV 2013, Now TV 2012, Google Play Store 2008, iTunes Video 2001. Naturalmente la Rai e Mediaset Canale 5 non stanno fermi a guardare. Rai Play nasce nel 2007 e Mediaset Play nel 2018. In queste due si possono riguardare anche programmi TV storici e i rispettivi palinsesti TV, oltre a film, concerti live, eccetera. Queste sono le piattaforme streaming o streaming on demand, considerate la televisione del futuro. È questo di cui vi parlavo all'inizio. Il tutto con internet, tramite il computer o lo smartphone. Nel prossimo video, i social networks. Alla prossima! L'era digitale. L'era digitale. L'era digitale e l'era analogica.